Gloria a Dio, a ah, faccio di diavolo! Gloria a Dio. Apriamo le scritture in Isaia. Ci vediamo dal capitolo 61. Prima di leggere... Mi fa il favore Carmelo, prendi questa, me la tolgo. Ah, sai, per chi non c'era. Che <coughs> ne sa? dottore Carmelo sta facendo un intervento chirurgico. <ride> È acceso. Niente, niente. Ok, togli. All right. Ok, prima di andare oltre, mi venivano in mente uh, le parole di, di Charles Finney. Per alcuni è Carlo Finney, un grande uomo di Dio, un grande evangelista di qualche secolo fa, che disse queste parole, dice, molti vogliono costruire una chiesa al suono di campane e campanili, con corali, ma io voglio costruire una missione un metro dalle porte dell'inferno. Mi venivano queste parole in mente e riflettevo a come il Signore finora ci ha guidati e riflettevo appunto come molti hanno un'idea dell'opera di Dio rinchiusa tra quattro mura, E quando il Signore ci ha chiamati a questa missione, io sinceramente la chiamo missione, e, e il Signore ci disse principalmente di stabilire una scuola biblica e poi di conseguenza una comunità, mi ci riflettevo e dicevo, Signore, come, come la chiameremo? Che nome porremo? ma questa tua opera, questa chiesa infatti l'ho chiamata chiesa. E il Signore mi disse, dice, Messina è la tua chiesa, questa è una comunità senza mura. Sarà semplicemente questa la... chiama la filosofia. Modo di pensare che mi guida per questo. Non mi preoccupa quando qualcuno lascia la comunità. Basta che vadano in un'altra comunità, qui nella città di Messina, e si lasciano curare. Perché, qui a Messina, il Signore ha la sua sposa, non ha quattro mura. La sua chiesa è una chiesa senza mura, non esistono mura. E come il corpo di Cristo, noi non vogliamo far crescere ciò che succede dentro quattro mura, ma desideriamo che cresca l'opera di Dio nella città, attraverso noi, attraverso altre comunità, che Dio li faccia crescere tutti. E che Messina sia salvata per il nome del Signore Gesù Cristo. E che il suo regno avanzi, e il regno di Satana indietreggi, fino a scomparire dalla nostra città. Alleluia. E riflettendo a questo e la mia meditazione continuava. E come la settimana scorsa abbiamo parlato un po' del combattimento. Combattimento spirituale, il Signore mi metteva davanti le cose che Satana, con molta destrezza, destrezza si dice, ha rubato dalla Chiesa per renderla sempre di più incapace e impotente. E vado oltre dicendo che queste verità. Fondamentali di un cristiano della vita di un cristiano, una volta assenti o scomparsi dalla vita del cristiano, permette a Satana di regnare, ma noi siamo qui per riprenderci tutto ciò che ci è stato rubato. Noi desideriamo, desidereremmo, che il Signore stesso compia, compi l'opera, ma il Signore non lo fa da solo, lo fa attraverso i Suoi figli. E leggevo questo passo di scrittura che voglio leggere insieme a voi. Isaia 61, voglio leggere prima il versetto 4, Leggiamolo insieme. Ed essi ricostruiranno forza leggiamo ed essi ricostruiranno le antiche rovine, rialzeranno i luoghi devastati nel passato e restaureranno le città desolate devastate da molte generazioni. Che pensate? Messina rientra in questo? Uh devastate da molte generazioni però mi focalizzavo su questa parola essi non dio essi diciamoli insieme essi che in realtà è noi la scrittura dice, eh, scusate, ed essi, essi ricostruiranno le antiche rovine, rialzeranno i luoghi devastati nel passato e restaureranno non la città, perché qualcuno poteva dire, no, questo fa riferimento a Gerusalemme. Ah, dice l'E città, diciamo insieme l'E città. Una breve testimonianza che anche il... Fratello Antonio Puleo ha condiviso eh, con me e forse con qualche altro poco tempo fa una storia che conosciamo da, da molti anni dove in una città, era in Guatemala se non sbaglio, in Guatemala una, un gruppo di persone sono entrati e si sono messi a pregare e dove c'era molto um, crime, come si dice? Cri crime cri crimine, delinquenti, ecco dove c'erano molti delinquenti, c'erano carceri, c'era povertà assoluta, mancava dell'acqua fino al sale, come si dice. Ma è venuta una chiesa, i pastori si sono messi insieme e cominciarono a pregare per la loro città. Si è dovuto chiudere il carcere, perché quando viene il Signore mette in libertà tutti i prigionieri. E quello era un segno spirituale, nell'ambito naturale, che qualcosa nell'ambiente spirituale stava cambiando. Stava mettendo in libertà i prigionieri. E dove c'era povertà, l'industria ritorna, l'agricoltura è stata una delle più producenti in quella zona. E gli affari ritornarono alla città. La città cominciò a prosperare. Il benessere cominciò a prosperare. Cioè, a prosperare la città. Il benessere cominciò a riportare gioia alla città e nei cittadini. E i cittadini cominciarono a gioire e a rallegrarsi nel Signore perché avevano compreso che l'ambiente è stato cambiato. Che dice, Messina ne vale la pena. Gloria a Dio. Dice: Ed essi ricostruiranno, essi siamo noi e il popolo di Dio. Noi, il popolo di Dio. Ed essi che cosa faranno? Ricostruiranno. Questo va completamente al contrario. In un ambiente dove c'è molta pigrizia. Essi ricostruiranno. Ma ciò lo ciavaglio. Signore, manda i tuoi servi. Alleluia. Esatto. Manda noi. Ed essi ricostruiranno. Ed essi eh, rialzeranno, ricostruiranno, rialzeranno, restaureranno. Gloria a Dio. Quanti di noi vogliamo essere inclusi in questa opera di ricostruzione? Gloria a Dio. Noi vogliamo solo che il Signore si prenda cura della nostra casa. No, il Signore non solo vuole prendersi cura della tua casa, vuole prendersi cura della casa del tuo vicino, del tuo parentato, della tua famiglia, dei tuoi figli, dei tuoi genitori, dei tuoi zii, dei tuoi cugini, di tutta la tua famiglia e io vi dico che il Signore lo farà quando un popolo si prostrerà davanti a Dio e dirà Signore Contami come uno dei tuoi soldati, uno dei tuoi lavoratori, per ricostruire, per riedificare e per restaurare. Alleluia. Siamo troppo preoccupati per noi stessi. Il Signore dice, tu edifica la mia opera, lavora insieme al mio spirito e io restaurerò la tua casa comincia a lavorare per me e io mi pre prenderò cura di te. Sai perché siamo troppo presi a nostra casa, i nostri subbizze, i nostri cose. Chi ha scelto la miglior parte? Marta o Maria? Alleluia. Vogliamo essere mandati dal Signore, che dici? Alleluia. Quindi il capitolo 61, al versetto 4 dice ed essi. Io riflettevo su questa parte: essi essi che siamo noi riflettevo a come il Signore ha scelto, si è scelto un popolo. E vi dico una, una parte di, di una visione. Non ve la racconto, ve l'ho raccontata qualche volta, ma siccome ci sono molte facce nuove, ve la racconto un'altra volta per motivi di tempo. Ma vide il Signore che si trovava in una terra arida, un suolo molto arido e asciutto, e dove non c'era acqua, non c'era vegetazione, un posto veramente desolato. E vide il Signore che mise mano nel suo cuore e dal suo cuore trasse, trasse fuori un pugno di semi, che aprì nel suolo, fece un piccolo buco. E mise dentro questo buco questi semi, coprì, andò a riposarsi. E lì crebbe un grande albero che rappresenta il regno di Dio. Io riflettevo a tutte queste cose. E come il Signore ci ha scelti. E io ringraziavo Dio per la tua vita. E dico, Signore, tu veramente hai scelto un popolo, tu stesso hai scelto questi semi. Hai scelto questi semi perché desideri trasformare prima di tutto le loro vite e poi li vuoi mandare come operai nel tuo campo affinché siano luci in questo mondo e siano sale in questa terra. Per fare che cosa? Per restaurare, per rialzare. E per riedificare, alleluia, siamo veramente privilegiati. Che dite voi? Gloria a Gesù Cristo, l'onore è tutto nostro, quello di collaborare con Cristo. Ma qui sono questi essi. E riflettevo alla, al combattimento e alla battaglia che ci sta davanti. Perché è tutto un combattimento. Come è stato anche detto in una parola profetica, avremo tribolazioni. Gesù ha promesso che in questa vita noi avremo tribolazioni. In particolar modo se vuoi camminare, scegli di camminare come Cristo. In questo mondo voi avrete tribolazioni, ma siate di buon animo. No, a buon anima che già muero. Siate di buon animo. Fatevi animo. Cioè rialzate voi stessi prima. E nel mondo ci saranno tribolazioni. Ma non vi lasciate trascinare. Non vi lasciate deviare. Mantenete il vostro percorso. Continuate su questo cammino. E vedrete veramente la gloria di Dio. Io credo che Messina... Sarà riedificata, Amen. sarà rialzata. Chiedo solo al Signore che sarà durante la mia vita e che io veda i frutti della sua opera e che Messina, 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 Signore, la tua visione per questa città sia adempiuta. Promesse fatte ai nostri padri, promesse fatte a coloro che... Per anni, anni, hanno combattuto lì dove nessuno era presente per essergli di aiuto e nell'ambito spirituale nemmeno capivano. Tuttavia combattevano e svolgevano questo combattimento anche nella solitudine, senza applausi, senza essere, senza che nessuno capisca. Una delle cose che mio padre mi ha detto, nel ministero figlio mio mi ha detto, queste parole non le dimentico mai, di sarai circondato da centinaia e anche migliaia di persone, ma ricordati che ti sentirai sempre solo. Aveva ragione. Sono circondato da persone molto amorevoli, ma è un continuo trascinare. Io dipendo dal Signore di trascinare portare avanti me e la visione, perché so fin quando lui mi trascina e mi porta avanti posso trascinare voi, trascinarvi. Forza andiamo, l'esortazione continua, l'incoraggiamento continua, il proposito di Dio è sempre stato e continua ad essere davanti a noi, ma è facile dimenticarlo, in particolar modo nei giorni di prova. E queste sono le cose che il Signore mi diceva proprio ieri sera, mi diceva queste sono le cose che Satana ha rubato alla chiesa e li voglio condividere con voi. È da stabilire che Satana è stato già spogliato da Dio tramite il suo figliolo Gesù Cristo, è stato spogliato, ne ha fatto un pubblico spettacolo di Satana e noi possiamo dichiarare insieme, Satana non ha nessuna, diciamo insieme nessuna, nessuna autorità, perché Gesù ha detto tutta l'autorità, quanta autorità? Tutta l'autorità gli è stata data. Quindi Satana è stato già spogliato, non ha nulla. L'unica autorità che ha è quella che tu gli dai, che noi gli diamo. Siamo d'accordo su questo? Ok? E per questo Satana, per riprendersi l'autorità, deve operare attraverso l'inganno e la seduzione. E voglio condividere queste, alcune cose che riguardano la battaglia spirituale e io penso e sono convinto che sono requisiti per sopravvivere e vincere resistere durante il tempo della battaglia allora la prima cosa che Satana ha combattuto è la, ha, intru, ha combattuto la grazia di Dio cercando di intrufolarsi nel corpo di Cristo, introducendo i principi della legge e lentamente facendo pensare alla Chiesa in generale che, che bisogna essere salvati facendo i bravi. Se io faccio il bravo e se io onoro la parola di Dio è perché amo Dio. Non perché io sarò salvato se lo faccio, ma sono salvato per i meriti di uno solo, Gesù Cristo, il capo e il compitore della mia fede. E per questo Paolo scrivendo a Timodio, dicendo, io so che tu vivi in un ambiente molto difficile. Questo ambiente dove ti trovi tu, Timodio? C'è molta religiosità. Sei circondato da giudeizzanti, questi che portano avanti la legge di Mosè e vogliono inculcare nella Chiesa del Signore Gesù Cristo che bisogna anche usare la legge. Paolo scrive a Timoteo, prima Timoteo capitolo 1, scrive sapendo questo, che la legge... È stata scritta, è stata data per gli empi e per i malvagi e i ribelli, ma non per i giusti. Quanti di noi abbiamo imparato questo? Quanti di noi non lo sapevamo? Che cosa abbiamo fatto? Ci siamo ripresi il fondamento della grazia. E per questo forse c'era un tentennamento da parte di, di Timoteo. E, e Paolo ha dovuto dire nel suo ultimo capitolo, nella ult sua ultima lettera, scritta a Timoteo, al capitolo 2, versetto 1, dice, tu dunque, figlio mio, sii forte nella grazia del Signore. Satana viene con la legge e ti dice, ah ah ah, devi ubbidire. Ah 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 ah. Devi ubbidire. Ah, 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 ah. Devi ubbidire. Ho raccontato questa storia di Martin Lutero. Satana si presentò a lui con un rotolo, una pergamena, dove c'erano scritti, elencati alcuni peccati di Martin Lutero. E Martin Lutero. Cominciò a preoccuparsi vedendo tutti questi suoi peccati eh, e vedendo, Satana vedendo che Martin Lutero era preso da questi peccati e preoccupato, andò a prendere, dice, non solo, te ne porto altri, e spunta con altri rotoli, pergamene dove c'erano elencati i peccati di Martin Lutero. Ad un certo punto si è accese la lampadina. Martin Lutero disse queste parole a Satana, vai e prendi ogni pergamena, prendi ogni peccato che io abbia commesso e mettilo qui sul mio tavolo. Satana ritornò con le braccia strapiene, stracariche di pergamene e rotoli dei peccati di Martin Lutero. Disse mettili sul tavolo. Appena li mise sul tavolo, disse queste parole, il sangue di Gesù Cristo mi lava e mi purifica da ogni peccato. Per molti il tavolo è ancora pieno di rodole e pergamene, di cose commesse nel passato, è stato detto anche durante il tempo dell'adorazione non permettere al passato gli errori del passato di condizionare il tuo presente perché avrai difficoltà ad affrontare il tuo futuro non ti lasciare condizionare sii forte e diceva Paolo a Timoteo io lo so ci sono farisei ci sono legalisti che vengono a te costantemente perché vogliono che tu disposti e ti allontani dalla grazia di Dio per vivere secondo le opere. Fratelli, noi non siamo salvati per opere, ma soltanto per i meriti di Cristo. Non c'è nessuna giustizia in me, la mia giustizia, dice Paolo, è come stracce o panni sporchi, ma io dipendo dalla grazia di Dio. Noi siamo salvati soltanto per. Grazia e non per opere. E il popolo di Dio dice Amen. Quindi Satana vuole, ci ha, vuole allontanarci dalla grazia. La seconda cosa. E credo che la prima cosa dobbiamo essere forti nella grazia. La seconda cosa dobbiamo essere forti nella lode. Satana con molta de destrezza ha condizionato la Chiesa. Sh, 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 sh. Siamo la Chiesa. State con timore, tremore. Se non c'è Chiesa, comincia a chiamare. Dio dice che è un Dio buono e ha detto di noi che noi siamo genitori malvagi. L'ha detto lui. Quanti di voi volete che i vostri figli entrino in casa tua tremando, spaventati di affrontarti, di venire vicino? C'è qualcuno? Alza la tua mano, vieni avanti che pregheremo per te. Alleluia. Se diciamo che Dio è buono, e che il nostro padre è un padre buono, lento a lire e di grande benignità. Quando noi entriamo nella sua casa, dobbiamo diventare come piccoli fanciulli. Alleluia. Ho tanto apprezzato la libertà stamattina nella lode. Libertà, io credo che è l'inizio. Dobbiamo alimentare questa lode. A mai essere spergolati. Ma, mai che essere scatenati, dobbiamo essere, ah. abbiamo bisogno di un locale più grande perché si dica a colui, al fratello, alla sorella che ti sta accanto: Dice, spostati un poco, perché io devo lodare il Signore. Perché è il momento in cui parte la lode io devo saltellare, io devo battere le mani, io devo alzare sante mani e è là che santa la scappa. Ma... Un santo silenzio. Ma che santo. Per questo noi lo chiamiamo lode e adorazione. Durante l'adorazione si arriva al punto, come stamattina, si è arrivato ad un santo silenzio dove si aspettava che il cuore del Padre fosse rivelato ai suoi figli. Ma all'inizio, alleluia, ciao di essere a ciao. Gloria a Dio. Gloria a Gesù. Che cosa ha fatto Satana? Con molta destrezza. Ha turato la Non si agisce così in ta chiesa. Bisogna stare in silenzio. E Satana ha messo le mani dei credenti. Aprite la scrittura in, in Salmo 47. Alleluia. Salmo 47. Alleluia, gloria a Dio, ce l'hai? Leggi, battete le mani o popoli, celebrate Dio con grida di trionfo. Perché aspetta, aspetta, che le... prima di andare oltre, che dice? Mettete le mani in tasca o popolo, che dice? Battete le mani, battete le mani. E come dire? Acclamate l'Eterno. E poi c'è un passo più sotto che dice che Dio sale all'acclamazione del popolo. Quando il popolo acclama, batte le mani, gridi di trionfo nella casa del Signore, il Signore sale. Alleluia! Cosa dice? Perché l'Eterno L'Altissimo è tremendo, grande re su tutta la terra. Okay, aspetta, aspetta, aspetta. Dice: Battete le mani, o oh popoli, ed esultate. Dice con un grido di giubilo: un Trionfo, un grido di trionfo. Perché? È seguito da una parola. Perché c'è un motivo perché si fa. Perché il Signore L'Altissimo è tremendo, fa tremare. Quando il suo popolo comincia a lodare il Signore, comincia a tremare a terra. E io vi dico: le porte dell'inferno cominciano a tremare. Ogni qualvolta che noi mandiamo un grido di giubilo, che a Santa Lucia crea, tremano. Il fondamento di questo paese trema, ma tu non lo senti. E non lo devi sentire nemmeno, ma che il Signore ci apre gli occhi spirituali per capire esattamente quello che succede nell'ambito spirituale. E io vi dico: trema, Satana trema, l'inferno trema quando i figlioli di Dio, quindi Satana dice: No, non mi piace questa cosa. Cerchiamo lentamente, fratelli, dobbiamo essere più. Alleluia non siate arroganti fratelli non fate e sono i leaders a turare la bocca dei credenti sono i conduttori a dire, ah, 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 non facete ciafo qui siamo nella casa del Signore ma a maggior ragione siamo nella casa del Signore che ci sia festa Amen. festa nella casa del Signore alleluia quindi Satana vuole turare la bocca turare la bocca il silenzio preferito, invece del grido di giubilo. Va avanti. Salmo 150, che cosa dice? Salmo 150. La storia benedetta, che cosa dice? Eh? Ah, più lento. Salmo 150, che cosa dice? Alleluia. Alleluia. Lo date Dio nel suo santuario. Lo nel firmamento. Lo date Dio dove? No, questo si fa fuori. Nella casa del Signore bisogna fare silenzio. Dove dice? Nel Suo santuario. Lo datolo nel firmamento della sua potenza. Lo per i Suoi portenti. Lo secondo la sua somma grandezza. Lodatolo col suono della tromba, lodatolo con l'arpa e con la cedra, lodatolo col tamburello e con la danza, lodatolo con strumenti a corde e a fiato, lodatolo con cembali risonanti, lodatolo con cembali squillanti. Ogni cosa che respira, lodi l'Eterno Alleluia. Alleluia. Tu respiri? Amen. Hai fiato? Ti è stato ordinato di lodare? Amen. Dove? Nel suo santuario. Nel suo santuario ci è stato ordinato nel santuario alla presenza di Dio di glorificare, magnificare, acclamare l'Eterno perché Egli è tremendo sopra ogni cosa. Alleluia. Andiamo avanti. Alleluia. La terza cosa, dobbiamo essere forti. Dobbiamo essere forti nella gioia, forti nella gioia. Alleluia, gloria a Dio. Ma tu non sai chi tu stai passando per ora. Sono qui per offrirgli. Un sacrificio di lode. La terza cosa che Satana ruba dal cristiano è la gioia. La gioia di vivere, la gioia di respirare, la gioia. Quando non c'è gioia non si esulta. Quando non c'è gioia c'è mestizia. Tristezza. Solo quando vedo viso io mi vedo a me... E non c'è questo pericolo. Alleluia. Il 2 novembre.. Il 2 novembre quando non c'è... Il, <ride> Il giorno dei morti. Alleluia. La gioia. Quanti di voi cristiani? Eh, guarda, vedo un, molti sorrisi su, sulla, sulle vostre labbra. Alcuni ancora? Alleluia, gloria al tuo nome. Dio è un Dio tremendo. Satana vuole derubarti della grazia, allontanarti e fa, farti lavorare per meritare, meritare la salvezza. La seconda cosa che vuole fare è, 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 è toglierti la, la gioia di vivere. Vuole toglierti le tue forze, il tuo vigore, vuole toglierti ogni cosa che ti possa sostenere durante la battaglia. E il Signore dice, dovete essere forti, forti, forti nella grazia, dovete essere forti nella gioia, diciamo insieme, sii sì forte, dice la persona che sii sì forte nella gioia, sii sì forte nella gioia. Alleluia! Dico qualcosa che, che ci fa bene una cosa religiosa. Sì. È un divertimento servire il Signore. Per questo molti vanno a trovare, devono trovare il divertimento fuori dalla Chiesa, perché non c'è divertimento nella Chiesa. Alleluia. Ci deve essere divertimento nell'opera di Dio, gloria a Dio. Noi siamo contenti, siamo gioiosi perché nella gioia. Ora leggeremo un passo: ho scritto il versetto 3. Abbiamo letto il versetto 4. Andiamo a leggere il versetto 3. Devo velocizzare. Abbiamo letto Isaia 61, versetto 4. Adesso passiamo. Vi ricordate qual era la parola essi? Che siamo noi, vero? Essi. Andiamo a leggere adesso il versetto 3. Dice, essi ricostruiranno, rialzeranno e restaureranno. Ma chi sono questi? E il Signore dice, lo Spirito dell'Eterno è su di me ed Egli mi ha unto e tutte queste cose. Arriva al versetto 3, dice, per stabilire di dare a quelli che fanno cordoglio in Sion un diadema invece della cenere l'olio della gioia invece del lutto, il manto della lode invece di uno spirito abbattuto, affinché siano chiamati querce di giustizia, la piantagione dell'Eterno, perché Egli sia glorificato ed essi. Essi. Se manca la grazia e siamo già ritornati alla legge, cominciamo a perdere la lode. La spontaneità della lode. Ritorniamo al lutto. Ritorniamo alle ceneri. Ritorniamo a se Dio vuole. Non accettiamo più il suo consiglio come fondamento per la nostra vita. Pensiamo che la scrittura e la parola di Dio sia soltanto un qualcosa che se Dio vuole Sostenere e Dio vuole accompagnare lo fa, ma se non vuole non lo fa, vi dico che il mondo si disintegrerebbe, disintegrerebbe, è troppo difficile. Ma tutto è sostenuto per mezzo della potenza della sua parola, tutto è sostenuto. E questa parola, questa parola di Dio, è la nostra guida e ci sostiene durante i tempi di combattimento. Tu non puoi dire facciamo battaglia spirituale e ti, e ti, ti, ti appoggi proprio sulla legge e, e cerchi di piacere a Dio, tu non puoi piacere mai a Dio, non, non mi interessa quanto bravo sei, solo Cristo è potuto piacere a Dio. La lode, senza la lode non avrai forza. E mi avete sentito dire spesso, perché diciamo sempre magnifica l'Eterno? Perché lo puoi fare più grande? No. Che cosa fai quando magnifichi l'Eterno? Lo fai più grande ai tuoi occhi. E Satana viene ridimensionato, va a scemare. Perché poi tut tutta questa un, era un suo gon gonfiarsi. Ma è falso. Cominci tu a vedere i problemi che sono più grandi di Dio. Ma io vi dico che Dio è unico e nessuno gli può fare concorrenza. Ed è il nostro Dio, colui che è degno di essere onorato. Vado velocemente. Forte, dobbiamo essere forti nella grazia, forti nella lode, forti nella gioia per combattere lo spirito abbattuto. Lo spirito abbattuto di ruba la gioia, la tristezza, il momento in cui tu pensi che il tuo futuro, nel tuo futuro non c'è speranza, tutto comincia ad ottenebrarsi. Il buio prende il sopravvento sulla nostra vita. E cominciamo ad entrare nell'oppressione, nella depressione. Parlavo con Lidia. E dicevo, anche io certe volte mi sento attaccato da spiriti di oppressione e di depressione. Infatti lei lo sa. Quando questa cosa mi attacca ci dico dammi un po' di spazio. Vado a pregare. Togli mano, ora. Nel nome di Gesù Cristo. Alzo mani al Signore. Comincia a lodare il Signore. Entro cinque minuti mi lascia. Amen. Appena tu ci tu mano e accompagni. te metti in il l'umusin. L'antidoto per la tristezza e l'oppressione e la depressione, e la lode e la gioia. Alleluia, gloria a Dio. Faccio veloce. Tristezza, mestizia, un'altra cosa è falsa umiltà. Noi pensiamo che sia più sante quando camminiamo i marudi, Fratello, che ti sta pigliando un coppi santa da Alleluia! E gli altri ci guardano e ci dicono: Ma è santo quel fratello, guarda che è umile! Quella è falsa umiltà, fratelli. Falsa, è falsa umiltà. La vera umiltà è essere d'accordo con la parola di Dio: Io sono esattamente quello che Dio ha detto che io sono e questa è la vera umiltà, accettare quello che Lui ha detto di me. Non quello che Satana ha detto di te. Satana non ti vuole gioioso. Non ti vuole nella lode. Ti vuole vedere triste. Sicco. Sulle faccia. Alleluia. Così Satana vuole vedere il popolo di Dio. Ma non diamogli retta. Non da, diamogli occasione. Le nostre case. Le nostre vite. Siano piene di lode. Pieni di gioia, continuamente lode e gioia alla presenza di Dio. Quanti di noi viviamo con la consapevolezza che Gesù è sempre presente? Ah! Gloria a Dio. E quando cammino è con me. E quando mi alzo la mattina è con me. E quando mi corico è con me. E quando esco di casa è con me. E quando rientro è con me. Egli non mi lascia. Non mi abbandona. È sempre con me. Ma che ci sia gloria nella casa del Signore. Perché Egli non ha mai lasciato nessuno di voi. Gloria. Gloria. Gesù ha detto queste parole nella preghiera sacerdotale. Giovanni 17, 22. E la gloria che tu mi hai dato, io l'ho dato a loro. E la gloria che tu mi hai dato, io l'ho dato a loro. Fratelli, noi siamo venuti in questo mondo senza gloria. E noi vogliamo, quanti di noi vogliamo glorificare Dio? E diciamo gloria a Dio, alleluia, gloria a Dio. E quanti di voi? No, non, non dice, ok, signore. Aspetta, che pare alla chiesa. Allora, quanti di noi glorifichiamo Dio? Ok, scusami, ma che gloria gli dai? Hai ricevuto tu gloria? Perdonagliela. Perché tu sei nato e io sono nato senza gloria. Semplicemente dire ti do gloria non è necessariamente dargli gloria. Sono solo parole. È un insieme di lettere G -L -O -R -I -A. G-L-O-R-I-A. Gloria. Hai so leggere. Che cosa significa gloria? Gloria significa ricchezza. Gloria significa abbondanza, gloria significa reputazione, gloria significa dare il meglio, donare il meglio che si ha. Ascoltatemi, quanti di voi avete veramente afferrato il consiglio di Gesù quando dice voi senza di me non potete fare nulla? Quanti di voi avete detto, eh? senza di Gesù non possiamo fare nulla, siamo d'accordo su questo? Perché? Perché quando Gesù è con me, lungo il mio cammino quotidiano, Egli mi trasferisce la sua gloria e con quella gloria io posso glorificare il Padre. Amen. Alleluia. Con che cosa glorifichi tu il Signore? Con parole? Sono al vento. Non hanno significato dire gloria a Dio, no, no, io lo comunico quando agisco secondo il suo carattere. Io lo comunico quando ubbidisco la sua parola. Io gli posso dare gloria quando so di aver fatto esattamente quello che mi ha detto di fare. Quello è, di, è dare gloria a Dio, perché in quello io glorifico il suo figliuolo e gli do gloria perché ha glorificato me mentre io ubbidivo. Gloria a Gesù Cristo. Ubbidite il Signore. Camminate insieme a Cristo, devo velocizzare, giustiamo questo orologio della rete. Sto per concludere, dobbiamo essere forti nella conoscenza della verità, avere intendimento. La scrittura dice: Il mio popolo perisce per mancanza di, di conoscenza, di intendimento. Non si può andare avanti in una battaglia spirituale se non si capisce. Se non si conosce la verità e voi conoscerete la verità e la verità vi rende liberi. Un'altra cosa è l'occulto. L'occulto offende l'esclusività di Cristo. L'occulto dichiara che ci sono più vie per arrivare a Dio, ma noi sappiamo che la via è unica ed è Gesù Cristo. Gesù Cristo è l'unica via. Io sono la via, sono la verità, sono la vita e nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Gesù è l'unica via per raggiungere il Padre. Tu non puoi entrare nel combattimento spirituale se hai dei dubbi su questo. Vado oltre. Cecità spirituale, inganno e seduzione. Satana cerca sempre di convincerci di altre cose, altre vie, altri modi, ma noi vogliamo attenerci alla santa parola di Dio. Se c'è scritto possiamo fare, che dite voi? Vado oltre. Un'altra cosa è... Dobbiamo essere forti nella preghiera. La preghiera ci mantiene in sintonia con il volere di Dio. Guarda che cosa ha fatto Satana. Dovevamo essere veramente collaboratori di Dio e siamo diventati mendicanti di Dio. Noi siamo, siamo diventati mendicanti sperando che il Signore in qualche modo interviene, ma Egli ci ha dato la sua parola, ci ha dato la verità. E la scrittura dice, dice che se noi preghiamo, secondo questo è Giovanni, primo Giovanni capitolo 5, se noi preghiamo secondo la sua volontà, noi sappiamo che egli ci esaudisce. E sappiamo di ricevere ciò che chiediamo. Non te la fare rubare da Satana questa. E se te l'ha rubata, riprendela. Vieni a conoscere la, la parola di Dio, la verità. Mettela in pratica e vedrai come il Signore comincia ad aprire porte per la tua vita. Siamo diventati, impariamo a legare e sciogliere. L'ultima cosa, dobbiamo essere forti nei doni dello Spirito Santo, attivi nei doni dello Spirito Santo. L'importanza della profezia è necessaria perché ci abbina il presente con il futuro. Ci dà visione per il futuro. Ci mette in linea con il futuro, esattamente come tu prendi un fucile e lo abbini con il bersaglio. Lo metti in linea. È una mira che tutti dobbiamo avere. E concludo. Messina deve essere... riedificata ristabilita, rialzata, restaurata, tutte queste cose. Ma il Signore non può e non userà un popolo che non ha gioia, Una, un popolo che è sempre triste, un popolo che si sente sempre perso e che sempre deve cercare di guadagnarsi il favore di Dio. Non avete capito, fratelli, non abbiamo capito che noi siamo stati già grandemente favoriti nell'amato suo figlio? Già. Già. Alleluia. Finisco con questo. Paolo dice che la chioma, la chioma per una donna, e la sua gloria. La Chiesa, è stata, sono state rasi i capelli, ha perso la gloria, e come Sansone è stata accecata. Adesso, accecata e senza capelli. Il Signore mi dice che i capelli di Sansone stanno per ricrescere. Come la gloria nella Chiesa sta crescendo nuovamente. Satana ha voluto demolire, mettere a tacere la bocca dei credenti. L'ha rubato la grazia, facendola vivere attraverso, attraverso opere, morte, ritornando a quelle funzioni. A quel modo di servire il Signore. Ah ma sei buono Signore? Sì, lo devi servire. Ma sappi pure che tu sei salvato non per quello che fai, ma per quello che ha fatto Gesù Cristo. È unicamente l'unico, l'unico a salvare. L'altra cosa che ti vuole durare è la bocca per non farti lotare Cristo. La terza cosa che vuole che ha voluto fare è toglierti la gioia. E Satana ci ha spogliato. Ma come Gesù ha spogliato Satana, il Signore sta cominciando a rivestire il suo popolo nuovamente. Perché Satana dice, mufecista mia, io glielo faccio ai tuoi. Ma il Signore dice, io sto per rivestire il mio popolo. Non più. Il versetto 3, lo, finì, finiamo leggendo il versetto 3. Dice, per stabilire di dare... A quelli che fanno cordoglio e insion, un diadema invece della cenere, l'olio della gioia invece del lutto, il manto della lode invece di uno spirito abbattuto, affinché siano chiamati querce di giustizia, la piantagione dell'Eterno, perché egli sia glorificato. Ed essi ricostruiranno le antiche rovine, rialzeranno i luoghi devastati nel passato e restaureranno le città desolate, devastate da molte generazioni. Messina è in queste condizioni. Condizioni. E il Signore vuole restaurare la grazia, vuole restaurare la gioia, vuole restaurare la lode, vuole restaurare i doni dello Spirito Santo alla Chiesa, vuole restaurare la forza che la Chiesa e il vigore che la Chiesa ha perso attraverso le divisioni e le separazioni. Ma il Signore dice: Io unirò il mio popolo nuovamente e sarà una sola voce in questa città. Alziamoci in piedi. Alleluia. Gloria a Dio. Padre, noi dichiariamo insieme che senza di te noi non possiamo fare nulla. Gesù, senza di te non vogliamo andare oltre, rimarremo qui. Ma con te, avendo te alla guida, noi sappiamo che siamo già stati più che vincitori. E continueremo ad esserlo. Perdonaci perché abbiamo permesso a Satana di ingannarci. E abbiamo cantonato la gioia e la lode in particolare. E attraverso la mancanza di conoscenza abbiamo accettato ciò che Satana ci ha propinato. Ha suggerito alla nostra mente. E siamo diventati religiosi per questo motivo. Ma Padre, noi ti chiediamo perdono, che ci sia grande gioia, grande libertà, che sia rilasciato questo gigante, questa chiesa, e non sto parlando di queste quattro mura, sto parlando della chiesa di Messina. La chiesa di Messina è un elefante che non conosce le proprie forze. Ma noi dichiariamo, Padre, che la città di Messina sarà salvata. E vedrà un popolo di Dio unito che loda, che gioisce e che ama Dio con tutte le proprie forze. Padre, noi accettiamo questo compito. Accettiamo, Padre, la tua parola e ci applicheremo alla gioia. Nelle nostre vite personali, a casa. Signore, ci applicheremo alla gioia e alla lode, anche da soli, Padre. Ma quando verremo insieme, saremo qui per lodare. Per magnificare e per esaltare lì Dio tremendo, l'altissimo Dio onnipotente. Padre, ti ringraziamo per l'opera che hai iniziato e la porterai al compimento. Signore, benedici il tuo popolo, per Gesù Cristo ora e sempre. Amen. Amen. Dio vi benedica.